Esatto, ragazzi, proprio così io direi che come intro ci sta tutta la vita. Ragazzi e ragazze, meglio dovremmo dire pagliacce e pagliacce, qua è Megozzo e ben ritrovati su questo nuovo video sul mio canale, in un video nuovo, inedito, speciale, mega stupendo, perché quest'oggi ragazzi si apre questa nuova serie, se la vogliamo chiamare così, inventata da me, quindi quello che vedrete oggi ragazzi lo vedrete soltanto sul mio canale e mai da nessun'altra parte. Spero, cioè credo, perché non penso che nessuno sappia fare queste cose qui. Per cui io oggi vi faccio vedere una nuova serie ragazzi incentrata sull'Italia, quindi sul nostro bellissimo paese, che per carità ragazzi penso che l'Italia sia il paese più bello del mondo e anche il paese dove si mangia meglio al mondo. Per cui chi se non i protagonisti di non so che cosa saranno nella serie, quindi in questo ragazzi ci sarà la famiglia italiana per proprio antonomasia, che sono proprio loro che stanno spopolando in questi mesi, giorni, anni. Ovviamente Fedez, Chiara e Leone. Mi sembra normale, anche se è ancora piccolino, però anche Leone prima o poi crescerà e quindi ragazzi ci saranno, sarà un continuo diciamo in questa serie, per cui ovviamente ci tengo che la portiate avanti anche voi nei commenti, quindi commentate subito, ditemi se vi piace, lasciate un bel mi piace, fatemi sapere perché è nuova, ve lo dico, e ci saranno forse anche degli intrecci con la vita reale da calciatore da bambino se lo vorrete. Intanto ovviamente vi ricordo che in descrizione trovate il mio Instagram, quindi cercatemi @realanthony per avere la possibilità a fine video di essere salutati da me, quindi mi raccomando ragazzi passateci 5 minuti così io vi riesco a salutare, mi raccomando. Ragazzi, ragazze di tutte le età, io veramente vi do il benvenuto in questa nuovissima, bellissima, stupenda serie che diciamo ho voluto aprire, ho voluto iniziare in onore proprio soprattutto del nostro paese, quindi italiana. Vedremo anche le cose italiane, quindi le macchine, le persone e via dicendo. Infatti ragazzi iniziamo così, come avevo già detto, per la famiglia in antonomasia italiana che forse di più amano gli italiani. Quindi come vedete in questo momento siamo l'unico, il grandissimo Federico, quindi chiamiamolo col suo nome, siamo Fedez, che ovviamente per abitudine ragazzi subito con la felpa supreme nera. Quindi Federico, se stai guardando questo video, cioè ragazzi diciamocelo, guardate come l'ho fatto, c'ha anche i tatuaggi qui sul collo, se lo riuscite a guardare vi metto la foto a fianco in modo che possiate guardare la foto da cui diciamo l'ho realizzato, e se notate ci sono anche i tatuaggi sulla sua mano, non si vedono tanto perché però se guardate in basso ci sono i tatuaggi della sua mano. Quindi Federico ragazzi, il nostro Fedez sembra bomba, fatemi sapere se vi piace, perché ovviamente qui Federico non è da solo, il nostro Fedez è ovviamente con Chiara Ferragni, che non so, forse sta ancora al telefono, non so che sta facendo. Quindi come vedete anche a livello di fisicità sia Fedez che Chiara Ferragni sono praticamente identici alla realtà. Chiara minuta, comunque bella, elegante, slanciata, mentre Fedez comunque è un po' più robusto, palestrato, quindi sapete già come sono. Io ci terrei a farvi vedere Chiara, la smetti sta al telefono, ho capito che sei la fashion blogger più famosa di Stoka, puntini, però dai, ci dobbiamo organizzare più che altro perché come vedete siamo arrivati con un mega jet e chi ha più valigie di noi? Cioè guardate quante valigie ci sono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, non so, 12, 13, sono tante, veramente tante, tante valigie. Con un bel paio di Vans ai piedi ragazzi andiamo a comandare. Ragazzi Federico, lo Fedez lo vedo un po', guarda, lo vedo un po' elettrico, guardate come cammina. Chiara, che dici, andiamo? Come vedete ragazzi, questa è Chiara che, vedete, è uscita molto bene anche lei. Vi metto a fianco a Fedez la foto, quella da cui insomma l'ho realizzata, perché ho preso una foto dove c'erano loro due insieme che sorridevano e ho pensato di copiarla direttamente da là, cioè di realizzare loro due su GTA grazie a quella foto, dato che erano entrambi nella stessa foto sorridenti e soprattutto stavano bene. Infatti come vedete sia Chiara che Fedez assomigliano alla medesima foto che vi ho appena messo in sovrapposizione, quindi datemi un parere, perché comunque ragazzi ci ho perso veramente un po' di tempo e anche impegno, quindi fatemi sapere nei commenti se vi piace sia Fedez che Chiara, se sono fatti bene secondo voi. Più di così penso che non si possa fare. Fedez c'ha addirittura i tatuaggi sul collo e sulla mano, quindi
Chiara è fatta più che bene sia di fisicità, cioè guardatela, di fisico Chiara non ha, diciamo, non ha seno, non ha niente, non ha tette, quindi è fatta anche bene lei. Comunque, diciamo che aspetto un vostro parere. Allora ragazzi, tutti vi starete chiedendo dove stiamo andando, cosa ci facciamo qui a Los Santos. Come vedete, siamo appena arrivati e il pilota si deve occupare ovviamente di tutte le valigie. Quindi adesso lui vedrà un po' cosa fare. Io ragazzi so già che farò 1000 concerti a Los Santos, quindi a bomba. E ovviamente abbiamo preso due macchine a noleggio, una questa qui per portare tutti i bagagli di cui ovviamente si occuperà il pilota, perché penso che il copilota rimarrà qui. Chiara invece, io e Chiara, ovviamente Chiara, ma che cazzo stai a fare? Ragazzi, Chiara si è buggata, sta guardando col pilota. Non è che mi tradisci col pilota, vero? No, amore, non mi puoi tradire col pilota. Vabbè, insomma, io e Chiara, ragazzi, ovviamente, essendo questa una serie italiana, andremo sulla Ferrari, che ovviamente abbiamo noleggiato senza problema, e andremo nel nostro attico, perché ovviamente sapete che nella realtà Fedez e Chiara si sono appena comprati un attico, e quindi io e lei andremo nell'attico. Chiara, ci sei? So che molti di voi, intanto che Chiara viene, Chiara ha detto per iniziare ad andare, che dobbiamo andare sì, da lui ragazzi, vi starete tutti chiedendo dove sia Leo, il figlio di Chiara Fedez. Sta già nell'appartamento ragazzi, perché è andato con la nonna, quindi Chiara, se ci muoviamo andiamo a prendere Leone. Ci muovi? Quando datevela poi per i bagagli, portateli all'Eclipse Tower, che mi hanno detto che il miglior attico che esiste a Los Santos è l'Eclipse Tower. Intanto io e Chiara ragazzi, io sono proprio intrepidante di salire su questa mega Ferrari. Chiara, porca miseria, e dai andiamo, porca miseria, che voglio andare da Leone. Allora, io vi dico che questa avventura sarà micidiale, ragazzi. Per cui, ovviamente, se non avete ancora messo mi piace, io vi invito a metterlo. Mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Il prossimo episodio della GTA 5 mod italiana, perché ragazzi, questa è pur sempre una mod, arriverà ai 4000 mi piace. Quindi mi raccomando con i mi piace, perché ai prossimi mi piace, ragazzi, mettiamo il prossimo, cioè facciamo il prossimo episodio. Comunque, dovrebbe essere di qua l'uscita, anche perché mi hanno detto che l'uscita è proprio di fronte. Cioè, mi hanno detto vai dritto e c'è l'uscita. Spero sia questa. Infatti è questa. Ragazzi, penso che Chiara sia gasata. Allora, l'attico che mi hanno detto, cioè che abbiamo comprato io e Chiara, dovrebbe trovarsi. Ecco, l'Eclipse Tower dovrebbe essere qui. No, dovrebbe essere. È qui, c'ho pure una mappa, quindi è per forza lì. Allora, ora ci dirigiamo lì perché c'è la mamma, ci sta anche Leone, quindi vedrete tutti quanti Leone. Oh, mio Dio, che bello Leone. Sapete tutti il figlio di Chiara e Fedez, ormai penso che lo conosciamo tutti. Per cui, ovviamente, la nostra famiglia italiana, ragazzi, vivrà la sua vita al meglio. Ovviamente sarete voi a fargli fare tutto quello che volete voi, quindi sarete voi a scegliere cosa faranno, con chi lo faranno, chi incontreranno, i nuovi personaggi che ci saranno. Perché ovviamente, essendo una serie italiana, oltre a Fedez e Chiara Ferragni, che vi ho detto sono la famiglia italiana perfetta al momento, ci saranno anche altri personaggi italiani che deciderete voi nei commenti. Ok, ragazzi, essendo che siamo appena arrivati, dovrei noleggiare anche il garage, che cioè in realtà il garage l'abbiamo comprato, non è che lo dobbiamo noleggiare, essendo che non posso lasciare la Ferrari qui fuori. Vabbè, io la lascio un attimo qui, tanto poi scendo e la sposto nel garage, perché più che altro devo andarmi a far dare anche le chiavi, cioè dobbiamo prendere le chiavi del garage. Quindi, vabbè, Chiara, dai, saliamo su perché dobbiamo andare da Leo. E devo anche tra l'altro bere, perché mi sto per sentire male, c'ho sete, mi sento. Il viaggio, ragazzi, è stato lunghissimo, quindi lo so che è una persona anziana, ma sono sicuro che sarà bravo. Dunque, durante la serie, ovviamente, ragazzi, personificheremo anche Chiara, oltre a Fedez, in questo momento, per cui ecco, dobbiamo entrare nel nostro appartamento. Ragazzi, siamo saliti un attimo io e Chiara per vedere un momento l'appartamento. Allora, l'appartamento sicuramente già lo conoscete, un attimo, ora dobbiamo vedere dove sta Leo, forse sta giù con la nonna. E Fedez, sparati un po' di vino subito subito e schere, così recuperiamo un po' di sensi di fame e di sete. Vediamo com'è sto vino della casa. Sembra proprio buono, porcaccia la miseria. Ti è piaciuto, Federì? Sì, Federico dice che gli è piaciuta ed è stata una bomba. Ok. Leo! È arrivato il papà! Ciao Marina, come stai? Ragazzi, penso che conoscete tutti la mamma di Chiara, che si chiama Marina, vabbè, la conoscete penso un po' tutti. Chiara! Chiara, perché sei lì? Vengo sul letto insieme a te! No! Non riesco a salire! Non riesco a salire sul letto con Leo! Leo! Aspetta, ragazzi, ditemi se vi piace Leo. Ovviamente ho fatto il possibile, ragazzi. Già non esistono i bambini su GTA, figuratevi neonati. Vabbè, comunque, ditemi voi se ho fatto un bel lavoro. Questo è Leo. Leo, questi sono i miei iscritti. Salutatevi, ragazzi. Ok, penso che vi siete salutati. Va bene, ora ci sono la nonna, c'è cioè la mamma. Quindi, ciao Leo. Ciao amore di papà, noi ci vediamo dopo. Vorrei tanto stare ancora con Leo, ragazzi, ma
ho delle faccende da sbrigare. Allora, sapete già che dobbiamo innanzitutto andare a prendere le chiavi del garage, dobbiamo fare mille cose, eccetera, eccetera, anche perché la Ferrari dove la dobbiamo mettere? La dobbiamo pur mettere da qualche parte perché è noleggiata, quindi se volete ne compriamo, ci compriamo una macchina, quindi sarà tutto incentrato, ragazzi, sull'Italia, questa, diciamo, nuova serie. Intanto usciamo. Ecco, come vedete, ragazzi, in questo punto di mano è chiaramente visibile un tatuaggio di Fedez che gli ho applicato su, qui, proprio qui, sul dorso della mano. Lo si riesce a vedere, non benissimo, però si vede. Ragazzi, invito soprattutto, cioè veramente, vi dico con cuore in mano, a supportare questa serie, quindi a 4.000 mi piace il prossimo episodio, soprattutto perché per fare Fedez e Chiara è stato veramente difficile, non difficile come sempre, però è stato molto impegnativo, soprattutto per i tatuaggi di questo mascalzone. Mi raccomando, un bel pollicione in su, commentate con quello che vorreste vedere nei prossimi video, iscrivetevi al canale e condividete il video ovviamente con i vostri amici, perché tutti devono sapere che la mod italiana è cominciata. Riusciamo a taggare Fedez nei commenti, oppure gli mandiamo a Fedez video su Instagram, così lo possono vedere sia Fedez che Chiara Ferragni, ragazzi? Ci sta, io ci provo, fatelo anche voi, così magari lo vedono anche loro e dicono che figo. Saluto le ultime 5 notifiche di Instagram, quindi saluto gli ultimi 5 di voi. Voglio salutare Nekula Dennis, Justice04 Adri, Spada Vecchia Pietro 7020, Anna Savastano Troiano, Lorenzo Vettese 2005. Questi sono i 5 fortunati di oggi. Se anche voi avete essere salutati dal vostro negozio, trovate il mio Instagram qui in descrizione, vi basta cercare @RealAnthony e venirmi a seguire, così vi posso salutare, ragazzi, quindi facciamo il possibile. Ovviamente vedete, ragazzi, fa pure Fedez, vado al suo telefono qui su Instagram e mi viene a seguire, per cui fatelo anche voi che ci conto. Per questo super episodio della mod italiana è tutto, qui è Fedez, Chiara e Leo che stanno sopra e direi che ci possiamo beccare in un prossimo video. Come gozzo, grazie a tutti per la visione e mi raccomando, ragazzi, facciamo arrivare il video a Chiara e a Fedez. Ciao.